C'è una nuova applicazione maledetta. Come vedete è Talking Angela, però è la sua versione cattiva. Si dice che è stata avvistata viaggiare in giro per le strade di notte. Quindi adesso cerco di capire quali sono i suoi segreti giocandoci. Talking Angela, mi senti per caso? Talking Angela, mi senti per caso? No, non parlare più, ti prego, basta. No, stai... non farlo. No, ascoltarmi. Ti prego, basta, No, brutto, chiudiamo prima che si arrabbi. Ok, ti laverò con questo calzino usato, non ti preoccupare, nel senso, va comunque bene, no? Allora, c'è bisogno di un po' di cibino. Lei non si sfama con i ragni, ho visto, quindi direi di dargli da mangiare questo. Perfetto. E praticamente qui in questo posto, a parte il topo sopra il frigorifero, ci sono queste cose qua. C'è il veleno e c'è il veleno 2, che è questo ancora più potente. Voglio capire qual è il segreto che si nasconde dietro questi veleni. Perché in Talking Juan, se vi ricordate, se gli davamo tante volte il veleno, succedeva qualcosa di brutto. Ecco, dobbiamo capire se anche in Talking Angela succede la stessa cosa. Quindi noi abbiamo bisogno, ovviamente, di giocare per avere molti soldi. C'è una musica orribile. Ok, però... ma perché lagga, scusami? Cioè, manco fosse il gioco di Ubisoft AAA nuovo. Ma sono bravissimo. No, ti prego, non cadere. Allora, io a questo gioco sono diventato abbastanza bravo, perché ci ho giocato leggermente. Ah, salta! Ho paura che se muoio troppe volte, poi Talking Angela si arrabbia e mi uccide. Perché lei ha un po' il vizio di uccidere le persone, soprattutto per strada, perché vi ricordate, come ho detto, è stata avvistata. Però io queste storie di avvistamento le leggo da qualche parte, raga. Però io non so se sono vere oppure no. Cioè, prendetele come delle leggende, capite? Perfetto, ora ho i soldi. Aspetta, prima devo farvi vedere come dorme, perché raga, questa è assurda, guardate. Cioè, io non le sto facendo... guardate, è completamente fuori di testa. Ma che gatta è? Non è normale, non è una gatta prima di tutto. E mi raccomando, se mai comprate una gatta così dal gattaio, riportatela indietro, perché secondo me potrebbe essere che vi uccide durante il sonno. Io ve l'ho detto, poi fate come volete. Cosa dobbiamo fare? Devo prendere questo? Raga, ho paura. Sto aspettando il veleno. E vabbè, dai, prendilo, mangia. Forse devo riavviare. È ancora lì! No, vai via. Che no, raga, che cos'è? Annullo qualsiasi maledizione e interagisco positivamente. Che cos'è? Ok, adesso sta dormendo. Scusate, io non sto capendo niente. Ma che caspita è? Lo sapevo che aveva qualcosa che non andava, questa gatta del cavolo. Ora, forse la sto lavando, perché non si vede, capite? È tutta quanta oscura e maledetta. Allora, spero che non sia vera la cosa che, insomma, è stata trovata nella vita reale. Io spero proprio che non sia vera. Ah, ho capito. Quello che si può fare è ucciderla oppure prendere un happily ever after. Vabbè, io direi di prenderci altri soldi, così almeno sapete cosa, così almeno possiamo prendere altri veleni, altre cose per ucciderla ancora di più. Comunque si scopre che alla fine noi siamo i cattivi. Non so se ci avete mai fatto caso, perché siamo noi che gli diamo tutte queste pozioni cattive a sti tizi, no? Cioè, loro magari sono bruttini, ma non per questo vuol dire che dobbiamo ucciderli, eppure noi lo facciamo. Vabbè, annullo qualsiasi maledizione e interagisco positivamente. Annullo qualsiasi maledizione e interagisco positivamente. Annullo qualsiasi maledizione e interagisco positivamente. Dicevo, vi voglio far vedere tutti i giochetti che ci sono qui. Però se non riesco, ok? Salta. Vabbè, questo gioco, devo dire, è carino, però è un po' nervosito. Cioè, mi fa innervosire. Ecco, annullo qualsiasi maledizione e interagisco positivamente. Scusate che ho bisogno di dirlo, perché sennò potrebbe essere che mi uccida. Cioè, arrivi qui e mi uccida. Quindi no, siccome non voglio essere ucciso ancora. Stars Destroyer. Ok, praticamente qua devo distruggere le stelle, mi dice. Beh, devo dire che questo giochetto è abbastanza divertente e simpatico. Voglio continuare a giocare. Guardate quanto sono bravo, avete visto? Di solito non sono così bravo ai giochi. Sì, comunque l'avevo chiamato Talking Angela. Non è Talking Angela, è Talking Maria sto gioco. Aiuto! Bisogna stare anche attenti, perché va bene che io parlo tanto, ma poi chi parla non prende pesci, come si... Non so se esiste questo detto, però. Aiuto! No! Potevo morire. Ma per fortuna ho i super laser della mia astronave. Dammi qua! Ok, perfetto. Questo è un blow up. Cioè, un coso. Vabbè. Ok, ce la sto facendo.
Ok, raga, tranquilli. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ne abbiamo preso uno super forte. Vediamo. Vai, vai, vai. Più, 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 più. Secondo me, io preferivo l'altro comunque, non per dire, ma secondo me l'altro era meglio. Ma non importa, perché adesso ce la possiamo fare. Cioè, possiamo riuscire a distruggere tutti questi tizi che arrivano qua. Mamma mia, che brutto. Oddio. Ok, però per fortuna sono vinto. Sono vinto. Io sono, mi chiamo proprio vinto. Oh, però qua, attenzione. Ah, ok, perfetto, ne ho preso un altro. Sto diventando super forte con questa astronave, raga. Scusatemi. Ok, che doveva essere un gioco horror, però... Cioè, adesso guadagnerò anche un sacco di soldini probabilmente con questa astronave del cavolo. Così posso comprare tutti quei veleni e quando li compro posso vedere quali sono i segreti di Talking Angel. Ah, aiuto, però attenzione, perché qua se parlo e poi muoio va male, no? Cioè, devo vivere per poter vedere cosa c'è qua. Dai, devo capire i misteri, su, datemi questi soldi. Oh, adesso fa anche la bomba, tipo... Ah, qua è pericoloso però, eh. Come avevo presupposto, ho preso un bel po' di soldi. Cosa prendiamo? Prendiamo questo. Devo andare qua e dargli questo. Prego. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che brutta cosa. Vabbè, allora andiamo a fare il bagnetto. No. Devo riavviare il gioco, mi sa. Quello che posso fare è adesso prendere questa e vedere che cosa succede invece con quest'altra pozione. Tieni, adesso sei... Oh mio Dio, ragazzi. Ok, si è rivavita. Cioè, nel senso, adesso è viva. Ora, ho i soldi per comprare l'altra pozioncina. E l'ho già fatto. Adesso chissà che cosa succederà. Solo il tempo ce lo dirà, perché adesso sto per dargli la pozioncina. Ti prego, non uccidermi. Oh mio Dio. E se fosse stata avvistata anche questa mano nella realtà? Ma poi che cos'era? Era tipo un demone che usciva da... Ok, devo capire subito riavviando il gioco. Ok, allora, praticamente Talking Maria è ancora abbastanza innervosita, come prima in effetti, però non è che sia cambiato molto, se posso dire la mia, c'è di nuovo buio, però... Devo continuare a giocare a sto gioco del cavolo, perché è l'unico modo in cui io posso prendere i soldi, anche perché ormai sono diventato un bravissimo in questo, così posso prendere... Oddio, appena detto. Così posso prendere i soldi e praticamente prendendo questi soldi posso capire, cioè, cosa succede se do due volte invece la pozione di morte a Talking Maria. Bene, direi che ora abbiamo abbastanza soldi per fare tutto. Mi ha guardato molto male, quindi direi di prenderne due di queste, così almeno ce ne abbiamo per forza. Allora, vediamo cosa succede se gliene do una e poi vediamo cosa succede se gliene do un'altra. Ok, gliel'ho data per la seconda volta. No, non è successo niente. Chissà se ci sono altri misteri. Ovviamente farò altri video su questa applicazione se ne troverò altri. Speriamo di non incontrarla però nella vita reale. Infatti annullate qualsiasi maledizione e interagite positivamente iscrivendovi al canale e lasciando like.